adesso cosa dovremmo fare? Niente. Almeno finché non troveremo un piano. Chi comanda qui? Qual è la situazione? Sono il capitano Kirray, squadra speciale 3° reggimento infiltratori. Siete appena atterrati in una zona altamente pericolosa. Tutte le batterie contraeree nel raggio di 10 km sanno che siete qui. E nel frattempo cosa dovremmo fare? Niente. Aspettiamo che il Consiglio ci mandi i rinforzi che abbiamo chiesto. Siamo noi i rinforzi. Cosa? Tutto qui? Avevo detto al Consiglio di mandarci una flotta. Non siamo riusciti a decifrare la vostra trasmissione. Ci hanno mandati qui a investigare. Proprio quello che abbiamo fatto anche noi. Ho perso la metà dei miei uomini investigando in questo posto. E cosa avete scoperto? La base operativa di Saren. Ha creato una struttura di ricerca, ma brulica di Geth ed è molto ben difesa. Che ricerche sta conducendo? Sta utilizzando la struttura per creare un esercito di Krogan. Com'è possibile? Pare che Saren abbia scoperto una cura per la genofagia. Perché la cura per questa genofagia è così importante? Era la soluzione al problema dei Krogan. Abbiamo introdotto la genofagia tra i Krogan dopo la loro insurrezione, per impedirgli di moltiplicarsi. Senza di essa, i Krogan si diffonderebbero rapidamente in tutta la galassia. E questi Krogan sono agli ordini di Saren. I Geth sono già un grosso problema, ma un esercito di Krogan sarebbe quasi inarrestabile. Esattamente. Dobbiamo distruggere la struttura e tutti i segreti che custodisce. Distruggerli? Non credo proprio. La nostra gente sta morendo. Questa cura potrebbe salvarli tutti. Se la cura esce da questo pianeta, i Krogan diventeranno inarrestabili. Non possiamo commettere di nuovo lo stesso errore. Noi non siamo un errore. Lui sarà un problema? Abbiamo già abbastanza Krogan scatenati a cui badare. Non sarà un problema, gli parlerò io. Grazie, comandante. Io e i miei uomini dobbiamo escogitare un nuovo piano offensivo. Puoi lasciarci un po' di tempo? Certo, capitano. Tornerò presto. Non ci vorrà molto, comandante. Nel frattempo, rivolgiti al comandante Rentola se hai bisogno di rifornimenti. È in una delle tende qui vicino. Pare che la situazione sia abbastanza critica. Già, ma è soprattutto Vrex a preoccuparmi. Sembra sul punto di esplodere. Basta così, Vrex non è un problema. Se lo dici tu, ma continuerò a tenerlo d'occhio se non hai nulla in contrario. Sono preoccupato per Vrex. Possiamo ancora fidarci di lui? La battaglia che ci aspetta mi terrorizza. Ma Saren deve essere fermato. Salute, umana. Io sono il comandante Rentola. Posso fornirti rifornimenti in vista della missione. Per qualsiasi altra cosa, però, ti consiglio di parlare con il capitano Kirray. Vediamo un po' che cos'hai. Per quel poco che c'è. Non sarà una battaglia facile, ma noi siamo pronti. Il comportamento di Vrex non mi piace. Potrebbe diventare pericoloso. Sono impegnato da troppo tempo in questa missione. Nemmeno la mia gente mi riconosce più. Temo che la fedeltà di Vrex nei tuoi confronti stia vacillando. Giusto, Shepard. Se esiste una cura per la genofagia, non possiamo distruggerla. Ti capisco, ma sappiamo entrambi che è Saren il vero nemico. Dovresti prendertela con lui, non con me. Davvero? Saren ha creato una cura per la mia gente, ma tu vuoi distruggerla. Devi aiutarmi a capire, Shepard. Sono confuso. Ormai non riesco più a distinguere gli amici dai nemici. Non è una cura, ma un'arma. Se Saren riuscirà a usarla, ti assicuro che la tua gente non riceverà alcun beneficio. E neanche il resto della galassia. È un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Stiamo parlando del futuro della mia specie. Finora ti sono sempre stato fedele. Mi hai aiutato più di quanto abbia mai fatto la mia stessa famiglia.
ma per restare al tuo fianco devo essere sicuro che stiamo facendo la cosa giusta. Vrex, quei Krogan non sono la tua gente. Sono schiavi di Saren, semplici strumenti. Vuoi che restino così? No, un tempo eravamo gli strumenti del Consiglio. Per ringraziarci di aver spazzato via i Rakni, decisero di sterilizzarci tutti. Saren non sarà altrettanto generoso. D'accordo, Shepard. Forse hai ragione. Per me è una scelta difficile, ma credo che continuerò a fidarmi di te. Solo una cosa, però. Quando troveremo Saren, voglio la sua testa. Grazie per aver parlato con il Krogan. L'assalto contro la base di Saren sarà già abbastanza difficile. Quindi presumo che tu abbia già un piano. Più o meno. Possiamo convertire il motore della nostra nave in un ordigno da 20 kilotoni. Un metodo rozzo, ma efficace. Ottimo! Lo lanceremo dall'orbita e tanti saluti a quel bastardo di Saren. Purtroppo, le fortificazioni della struttura sono molto solide. Dovremo posizionare la bomba in un luogo preciso. Dove dovremmo posizionarla? E come facciamo a spostarla fin laggiù? La bomba deve essere posizionata all'estremità opposta della struttura. La vostra nave può sganciarla, ma prima dovremo infiltrarci nella base, disattivare la contraerea e neutralizzare le forze terrestri. Dovremmo avanzare a piedi. Non abbiamo abbastanza uomini. Sembra abbastanza rischioso. Non ci sono alternative? No. Ma credo che possiamo ovviare al problema. Dividerò i miei uomini in 3 squadre e attaccheremo la parte frontale della struttura. Mentre li teniamo occupati, guiderai la tua squadra Shadow nel retro della struttura. Buona idea, ma così vi farete ammazzare tutti. Siamo più forti di quanto sembra, comandante. Ma hai ragione. Molti di noi non torneranno indietro. E ciò rende ancora più difficile chiederti questa cosa. Mi serve uno dei tuoi uomini. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a coordinare le squadre. Ti aspetti che metta ai tuoi ordini uno dei miei uomini? Siamo tutti soldati. Se i tuoi uomini non fossero preparati ad affrontare un rischio del genere, ne avresti presi con te. Ha ragione, comandante. Se le due squadre non operano al massimo, non ce la faremo. Mi offro volontario. Non così in fretta, tenente. Il comandante Shepard avrà bisogno di te per armare la testata. Andrò io con i Salarian. Con il dovuto rispetto, artigliere capo, non sta a te decidere. Perché ogni volta che qualcuno dice con il dovuto rispetto, in realtà vuol dire vai a farti fottere? Chi sarebbe più adatto alla missione? Uno di loro due andrà bene, comandante. Sembrano entrambi pronti a sacrificare la loro vita, se necessario. Speriamo solo che non si arrivi a tanto. Williams, accompagnerai tu il capitano. E niente atti di eroismo, capito? Agli ordini, comandante. Farò caricare l'arma sulla Normandy e istruirò l'equipaggio sulla sequenza di detonazione. Hai qualche domanda, comandante? Passerà la Normandy a recuperarmi. Le tue squadre come faranno a salvarsi? Terremo occupati i ghetti il più possibile. Quando la bomba sarà in posizione, ripiegheremo per uscire dal raggio dell'esplosione. Se ci muoveremo rapidamente, riusciremo a contenere le perdite a un livello accettabile. In caso contrario, saremo ricordati per sempre come dei martiri. Io sono pronta, capitano. Eccellente. Ora scusami, devo preparare i miei uomini. Bene, ci siamo. Non combinare guai mentre sono via, tenente. E neanche tu, comandante. Ce la caveremo, tranquilla. Sì, volevo solo... in bocca al lupo. Vorreste dirci qualcosa, capo? Non so. È strano. Obbedire agli ordini di qualcun altro, intendo. Mi ero abituata a lavorare con te. Con tutti voi. Non preoccuparti. Ci vedremo dall'altra parte. Lo so, io... È stato un onore combattere con te, comandante. Anche se agiremo in unità diverse, siamo sempre una squadra.
Se ci guardiamo le spalle a vicenda, teniamo gli occhi aperti e combattiamo come sappiamo, ne usciremo tutti sani e salvi. Certo, comandante. Sapete tutti cosa c'è in gioco con questa missione. Io mi fido ciecamente di ognuno di voi, ma mi è giunta voce di un certo malcontento. Sappiate che condivido la vostra preoccupazione. Siamo addestrati per operazioni di spionaggio. Se le nostre gesta fossero rese pubbliche, diventeremmo delle leggende. Ma noi non combattiamo per la gloria. Ricordiamo i nostri eroi. Passo Silente, che sconfisse una nazione con un solo colpo. Oh, sempre allerta. Mise alle strette interi eserciti con informazioni segrete. Questi autentici giganti sembrano non esserci di conforto. Ma noi ora siamo anche più di loro. Prima della rete c'era la flotta. Prima della diplomazia c'erano i soldati. La nostra influenza ha fermato Iracli, ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza ha fermato i Krogan, ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza fermerà Sara. Nella battaglia odierna noi reggeremo il colpo. Buona fortuna, comandante. Spero che ci incontreremo ancora. Prova? Prova. Mi ricevi, comandante? Forte e chiaro. Bene, iniziamo il nostro assalto. Cercheremo di arrivare fino alle armi antiaeree, ma forse toccherà a voi finire il lavoro. Ah, comandante, se scopri un modo per superare le loro difese, ci faresti sicuramente un favore. Shadow è a terra, ripeto. Shadow è a terra. Capo Williams, con squadra Echo. Squadre Mani. Mannovai è sotto fuoco incrociato. Ci sono delle torrette a lungo raggio che assistono il bersaglio Gate. Controllare se quell'avamposto nasconde informazioni utili. Qualcosa ha mandato in tilt i loro sistemi di puntamento. Abbiamo fatto centro. Capo Williams, dai una mano a Mannovai. Usano degli attacchi satellitari. Geto, attenzione ai centri di comunicazione. Williams, vedi qualcosa?
Velivoli diretti alle stazioni perimetrali per la ricarica. Ripariamoci prima del loro ritorno. Presidiamo la posizione. Jeto con me, la squadra Shadow deve essere quasi sull'obiettivo. Abbiamo accesso ai sistemi di sicurezza della base. Dovrei riuscire a disattivare gli allarmi. Forse potrei persino attivare quelli sull'altro lato della struttura. Io toglierò di mezzo le guardie, ma non so se le squadre Salaria riusciranno a fare altrettanto. Disattiva gli allarmi, possiamo occuparci delle guardie presenti all'interno.